Domani la prima di due trasferte consecutive, come arriva il Messina a questo importante appuntamento? Ma il Messina arriva abbastanza bene, vedendolo anche domenica con la partita con la Cavese in casa, stiamo abbastanza bene fisicamente, anche mentalmente, e siamo consapevoli che domani abbiamo una partita molto difficile e quindi la dobbiamo affrontare nel migliore dei modi. Di fronte a un avversario in crisi nera e Licata non vince da 2 mesi, cosa teme di più? Ma sinceramente vedendo le giornate d'andata non credevo che si potesse trovare in questa situazione di classifica, purtroppo poi magari qualche problema societario, qualche problema che giustamente anche noi non sappiamo, però sicuramente viene da risultati negativi, sicuramente la voglia non mancherà anche perché credo che domani andrà a affrontare la capolista, quindi sicuramente gli stimoli vengono da soli. Il Messina non espugna il Dino Liotta dal 1986, in quell'occasione ci fu la promozione in Serie B, è un segno del destino forse. Sicuramente quest'anno credo abbiamo sfatato tanti tabù, perché no? Noi ci proviamo anche domani per portare a casa 3 punti importanti. Anche il Cosenza giocherà alle 16:30, per voi un vantaggio o uno svantaggio? Ma secondo me conta poco, ormai a 5 giornate dalla fine, chi gioca prima, chi gioca dopo, l'importante è andare in campo per cercare di portare a casa 3 punti, poi alla fine vedremo quello che succede. A Licata vi attende un clima bollente, è stata istituita la giornata giallo-blu, mancheranno invece i tifosi del Messina, è un fattore che può pesare. Sì, sicuramente per quanto riguarda noi i nostri tifosi sono, l'ho sempre detto, molto importanti. Purtroppo non possono venire, quindi sicuramente ci mancherà qualcosa. Dall'altra parte credo che Licata sta facendo un po' di tutto per cercare di riscaldare l'ambiente, per cercare di metterci in difficoltà, però credo che nei 90 minuti quello che conta è nel rettangolo di gioco. Mancherà Corona squalificato, probabile l'impiego di Cocuzza. Per il resto il gruppo è in perfette condizioni, Di Stefano è stato recuperato. Sì, stanno tutte abbastanza bene, manca soltanto Giorgio, però in passato credo che abbiamo sopperito abbastanza bene anche altre assenze importanti, quindi sono tutte a disposizione e quindi domani mattina come consueto farò le mie scelte.